muss mal drei Tage machen über nach Berlin, nach Dornhausen und so den Nordabtapper. Führen im Betrieb. Und dann ging es darum, nun. Während des Streiks. Ecco, da, poi il 7 marzo, questo sappiamo già tutti, allora vuol dire come a comune esterno, partendo dal 7 marzo. Ma le comunicazioni è stato chiaro, cercando di, noi lo abbiamo chiamato un cordone ombelicale, no? Che ci teneva uniti con la popolazione, era importantissimo. Pertanto le manifestazioni, poi andare a farsi conoscere, la raccolta di fondi, le conferenze, abbiamo costituito dei comitati locali nei vari paesi, comitati di sostegno allo sciopero, costituito da persone fuori dall'officina, ma noi andavamo come ospiti e andavamo a spiegare nei comuni, nelle scuole, ovunque andavamo a spiegare cosa stavamo facendo, perché lo stavamo facendo, eccetera. Poi è partito un'attività, un sostegno ai comuni attraverso, cioè qui c'erano 400 e più persone e che non avevano un'occupazione. Pertanto abbiamo costituito dei gruppi di lavoro e abbiamo chiesto ai comuni se avevano la necessità di pulire sentieri, cioè avevano bisogno di queste persone. Noi eravamo disposte a andare a aiutare. Ecco, questo è un po' il nostro biglietto da visita verso l'esterno. Internamente organizzavamo dei concerti, dei teatri, attività per i bambini, porte aperte per l'officina, facevamo delle visite guidate alle persone per conoscere all'interno la nostra attività, e in questo modo abbiamo creato un rapporto veramente molto stretto tra noi e la cittadinanza, che abitano tutti intorno all'officina, ma nessuno sapeva quello che si faceva veramente all'interno. Di là c'era tutta una mensa dove cucinavano, a mezzogiorno venivano gli studenti, mangiavano per 5 franchi. Ma quelli del network IT mi hanno chiesto di venire a Norimberga a fine settimana, in aprile, per parlare dell'officina. Delle discussioni, delle grandissime discussioni da portare avanti. Venerdì abbiamo discusso tutto il giorno, cioè io è più il tempo che passo in discussioni che